L'hummus è uno dei miei piatti preferiti e spesso mi diverto a portare in tavola delle varianti. Un hummus con ceci, con fagioli, i fagioli cannellini, le olive nere, i pomodorini rossi secchi sott'olio e seguitemi. Come prima cosa vado a mettere i fagioli che ho già scolato all'interno del mio frullatore. Aggiungo anche i ceci. Ho scelto i fagioli cannellini, ma potete benissimo scegliere anche i borlotti. Aggiungiamo delle olive nere denocciolate, anche qua ci può essere la variante, cioè scegliere le olive verdi. Uno spicchio d'aglio. Mettiamo anche del basilico. Aggiungiamo anche del rosmarino, che di solito nell'hummus non manca mai, ci avete mai fatto caso? E poi mettiamo anche i pomodorini rossi, quelli secchi, sott'olio. Se avete un po' di erba cipollina, aggiungete anche quella. Più aromi mettiamo e più sapore diamo al nostro hummus. Un pizzico di sale, metà cucchiaino. E naturalmente l'olio extravergine d'oliva e in questo caso anche il limone. Limone spremuto e ora via a frullare il tutto. Diamo consistenza al nostro hummus che sarà gustoso più che mai con tutta questa variante di nuovi ingredienti che abbiamo aggiunto. Ed eccolo pronto il nostro hummus che possiamo utilizzare su delle piadine, delle bruschette, su dei crostini, perché no? Ma anche come un primo piatto, magari per un piatto di pasta fredda durante il periodo estivo e magari anche riscaldato per delle bruschette o dei crostini al caldo. Se ti è piaciuto questo video, non ti rimane che lasciarmi un like. E se non sei ancora iscritto, allora fallo subito. In questo modo rimarremo in stretto contatto, noi e voi, nel magico mondo dei bijou di Rick e Mary.